Benvenuti a Marina, Marina di Vietri sul Mare, la frazione più antica di Vietri. Marina già sede di un antico complesso monastico e qua stiamo nella parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, un complesso monastico che deve le sue origini ai primi secoli della Chiesa. Successivamente si formò poi la parrocchia. In Marina di Vietri ogni anno, da secoli e secoli, viene perpetuata una rievocazione molto importante, caratteristica, la Madonna Immacolata, Vergine e Madre di Dio, esce di notte, addirittura alle 3 di notte, sulla spiaggia del mare, e a coronare la sua presenza, grandi vampi di fuoco, grandi falò per indicare la sua presenza che dà luce, dà calore, dà protezione ai marinai che di notte vanno a pescare. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ricevete la benedizione solenne per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata. A ogni vocazione rispondete. Amen.
inchinate il capo. Dio misericordioso che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la solennità della Beata Vergine Maria Immacolata, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Dopo la Santa Messa segue la grande processione, da noi aspettata con tanta emozione e trepidazione, e poi l'accensione di questi grandi falò. Thank you.
Madonna è l'ancora di salvezza, la Madonna è l'ancora di salvezza non solo dei marinai, ma di tutto il popolo di Marina, che la invoca soprattutto nei momenti in cui la vita è dura, in cui la vita non sempre è felice. Nel mare tempestoso della vita, il popolo marinese è abituato da secoli a invocarla, a pregarla, a chiedere conforto e consolazione. Evviva Maria, evviva il popolo di Marina!